infatti hanno rappresentato una vera rivoluzione nel settore grazie alla modernizzazione delle tecniche agrarie, ai tempi di raccolta, ai metodi di frangitura e alla pianificazione commerciale, fattori che uniti hanno portato ad un'altissima qualità del prodotto con ben quattro DOP, Canino, Tuscia, Sabina e Colline Pontine. Riprova ne è che alla 29ª edizione del concorso regionale Ori del Lazio, organizzato dalle Camere di Commercio della Regione per i migliori extravergine, la media dei punteggi è stata superiore a 75 su 100, un prodotto che si colloca sul mercato tra i 12 e i 30 euro, con una media tra i 14 e i 20, dove la produzione di più alta qualità prende la via del Nord Europa, Germania in testa e del Giappone. Quest'anno è nata una nuova ETP, Olio di Roma, che raccoglie 300 produttori e che grazie alla del nome Roma ha già venduto tutta la sua produzione. Possiamo arrivare a raddoppiare la produzione nazionale con investimenti mirati e il PNRR è sicuramente una delle chiavi di volta. Tra le aree produttive maggiormente premiate, quelle di Alatri e Sonnino. Sonnino è un paese dove si coltiva la coltivaritrana, la famosa coltivaritrana, per la produzione di un olio di eccellenza, perché le olive si raccolgono nel mese di novembre-dicembre, mentre a marzo vengono lasciati gli appezzamenti per la famosa oliva di Garita, che oggi è diventata un dotto. Arriva da tutto il piano nel Viterbese una storia.